Una marcia che è ormai antica, è una marcia che vive da 7 anni. Cominciò 7 anni fa, c'eravamo anche allora. Era quasi in sordina, ma oggi vedete che cosa c'è? Una città intera che partecipa, famiglia intera che partecipa a questa marcia per ricordare che ognuno di noi ha delle responsabilità civili e morali verso chi ci ha a fianco, verso la nostra città, verso il mondo intero, ma verso i bambini che vedete numerosissimi passare e camminare per la città di Siano. Un'intera città che stasera fa sentire la sua voce e la fa sentire fortemente. Negli anni è cresciuta tantissimo. Siamo partiti appunto 7 anni fa con la figura di Don Giuseppe Diana, portando avanti questo percorso sulla responsabilità che oggi è molto molto sentito. L'associazione Legalité Futuro e la magnifica gente do Sud di Mercato San Severino. E negli anni sono state create queste sinergie tra le due associazioni, proprio per dare una continuità e per poter portare all'esterno un messaggio ancora più forte. Responsabilità civile del fare e del farsi sempre più sentire. Quest'anno la tematica è ancora più forte, la responsabilità non solo verso la legalità e ogni forma civile, bensì la responsabilità per la vita come dono. Questo è il mondo intero, ma soprattutto il mondo di domani, il che naturalmente significa che è la nostra responsabilità nel dare a quelli che verranno dopo di noi degli insegnamenti giusti, delle linee guida, è importante perché sono i valori che loro dovranno poi essere in grado di portare avanti meglio di come li abbiamo portati avanti noi. Bellezza vedendo tutto attorno a noi, questo spettacolo di ragazzi, di giovani, è un qualcosa che ti dà una carica in più. E noi quel poco che possiamo dare, qualche consiglio, qualcosa, è prendere molto da loro, perché noi prendiamo da loro tantissimo. Siano su questo è sempre partecipativo, sono stati capaci i ragazzi dell'associazione di coinvolgere un pochino tutti, partendo dalle parrocchie, coinvolgendo le scuole, non solo il comprensivo di Siano ma anche le scuole dell'intero comprensorio, e abbiamo riscontrato un grande successo accompagnato anche dalla bellissima giornata quasi estiva che non solo i papà e i genitori e le mamme, ma un pochino tutti, dai più piccoli anche ai adolescenti e giovanotti, hanno contribuito a questa giornata magnifica che porterà poi alla manifestazione, che è una marcia che si concluderà poi in Piazza San Rocco. 7 anni di marcia e continuiamo con questo. Certo, marcia. Certo, sempre, perché bello. Assolutamente sì, perché è una cosa in cui crediamo, no? E trasmettiamo i valori ai più piccoli. È importante. È importante far lanciare un messaggio. Per i bambini, è importante, è il nostro futuro. Ha ragione, e noi siamo insieme a loro che promotori sono, soprattutto sono loro il futuro, ovviamente lasciamo qualche traccia, sì certamente, è ovvio.